anche ormai quasi 5 anni fa in questa regione, quindi che è un po' anche casa mia, che è un po' anche la mia terra, perché come Ronzulli, il mio cognome dice tutto, insomma, non è certo un cognome altoatesino, men che meno lombardo. E anche se qualcuno, quindi lancio un bel messaggio subito, pronti via, boom, al mio amico e collega Francesco Boccia, che dice hanno catapultato persone dal nord qui. Io sono pugliese, ma se poi andiamo a vedere, e lui è sangue, che conosce molto bene anche la mia famiglia, ma se andiamo a vedere le liste del PD, dopo Francesco Boccia troviamo La Valente napoletana e Misiani bergamasco. Quindi noi lezioni di territorio dal Partito Democratico non ce ne facciamo dare. Sono di rappresentarvi nella mia regione, quella che reputo la mia terra, perché qui ci sono le mie origini, le origini della mia famiglia e quindi origini che cerco di trasmettere anche a mia figlia che sta qua 4 mesi all'anno insieme ai miei genitori. Quindi io davvero vi ringrazio per il calore che mi dedicate sempre, ma questo calore cerco di riconsegnarvelo ogni giorno quando faccio la mia attività di parlamentare, quando cerco in qualche modo anche attraverso gli emendamenti di aiutare la Puglia e questo territorio. Grazie ai candidati, grazie a tutti i candidati che hanno deciso di dare il loro supporto, quindi li cito perché è giusto citarli, anche se qualcuno magari così raccontiamo magari qualcosa in più sulle provenienze. Allora abbiamo alla Camera avete nel collegio uninominale uno che secondo me non conoscete abbastanza e che si chiama Gian Diego Gatta. Perché questo collegio, il collegio che vi rappresenta non soltanto a Manfredonia, ma che vi rappresenta per tutto il collegio, in questi macro collegi, per cui obiettivamente è stato anche difficile fare le liste questa volta, perché come sapete il taglio dei parlamentari che hanno voluto i soliti demagoghi, qualunquisti, populisti del Movimento 5 Stelle, e oggi si paga il prezzo perché molti territori non verranno rappresentati a causa di questa scelta scellerata. Perché pensavano di risparmiare 4 soldi tagliando un terzo dei parlamentari. Comunque, in questo collegio, macro collegio proporzionale, avete come capolista Marcello La Notte, che è di Berletta, perché questo collegio è Foggia Macro. Avete la Caposiena, che penso conosciate, di San Severo, avete Raffaele Di Mauro, eccolo qua, il nostro anche lei del collegio che sta nella Bacca. Al Senato la capolista, non so se è un piacere o no. Lui non aveva pensato ancora a se stesso, ma c'era una comunità che lo chiedeva, c'era una grande comunità, la comunità di Manfredonia che chiedeva questa cosa. Io dovevo intervenire qualche minuto dopo, inizio a riflettere, insomma, il percorso di Gian Diego per me era già molto noto, insomma, tanti anni in consiglio regionale, tanti anni avanti e indietro, da Manfredonia a Bari, quel suo territorio, tante cose portate qui a Manfredonia, ma in tutta la Capitanata, tanto affetto da parte delle persone che hanno riconosciuto in Gian Diego il rappresentante per fare ancora un passo in più. Ed ero seduta a questa scrivania e con un po' di rischio, possiamo dircelo, con un po' di rischio, ricordo, non so se qualcuno di voi c'era in quella conferenza stampa, eravamo lì al circolo nel corso, ho detto, io mi prendo un impegno, che sarà quello di avere con me a Roma Gian Diego nella prossima legislatura. Come vi ho detto prima, le liste sono fatte non sicuramente a cuor leggero, perché quando si tagliano i parlamentari, quindi si tagliano le liste, non si fa semplicemente una riga sul nome, ma dietro quel nome ci sono, come dicevo prima, le persone, quindi le valutazioni pesano non soltanto sulle spalle, ma anche sul cuore. E quindi il rischio c'era, però la promessa l'avevo fatta e dovevo mantenerla. E poi c'era questo territorio che in quei giorni caldissimi di liste telefonava e telefonava e telefonava e telefonava, e più passava il tempo più le telefonate aumentavano, e quindi per me quello è stato il chiaro
segno e segnale della volontà della comunità di questo territorio, non soltanto di Manfredonia ma di tutta la provincia, della volontà di avere Gian Diego a Roma con noi. E quindi, caro Gian Diego, tu questa candidatura te la meriti tutta, te la meriti tutta, ma non perché la Consulta ha scritto il tuo nome, guarda, quello è meno, tu te la meriti perché ti hanno voluto loro, ti ha voluto la tua comunità, ti ha voluto le persone che tu hai aiutato in questi anni. È il ritorno più bello della gente, che la gente possa fare. Io credo davvero che il suo è un collegio uninominale, quindi è un collegio che va conquistato, che va conquistato insieme agli alleati, perché facciamo parte di una grande squadra. Ma io credo che con il lavoro di Gian Diego, che c'è sempre stato, non è che c'è stato solo in campagna elettorale ad ogni elezione regionale, con il tanto lavoro di Gian Diego e con il sudore di Gian Diego, Gian Diego arriverà a vincere questo collegio uninominale. E la soddisfazione di vincere questo collegio, Gian Diego, sarà talmente grande che sarà anche grande la responsabilità che avrai a Roma nei confronti di tutti gli amici che ti hanno voluto con lui. Oggi è il consigliere